Noi tutti dobbiamo ringraziarla, perché nella sua persona, per tutto il lungo viaggio, abbiamo visto la bellezza, la giovinezza, la grazia. L'imperscrutabile disegno divino ha voluto che noi, prima ancora della fine del viaggio, dobbiamo dirle addio. Era così giovane e bella. Quando tu hai detto che avevamo morto a bordo, non avrei mai pensato che... Dottore, presto, il barone! Respiri. Dottore, dottore, di che cosa è morto? Per favore, non parli. Respiri. Bene. Bene. Pensa che non abbia il diritto di farle questa domanda. Io amavo quella donna. E solo per rispetto all'altro. La prego, signor barone. Parlare la stanca troppo. Può rivestirsi. È più scandaloso mettere a nudo i propri sentimenti che il proprio corpo. Di che cosa è morta? Prenda un leggero calmante. Era molto malata. Non ci credo. Può aprire, per favore? Ci vuole ancora molto? No, dottor Wegener. Dottore. Un cognac? Sì, ci sono dei casi limite in medicina. Questo l'ho trovato nel comodino. Mi pare che l'abbia presa Silon, questa. Era una di quelle donne che vedono qualche cosa di misterioso dappertutto. Metta da parte anche questa per i poveri. Oppure no, la butti addirittura. Questo è del barone. Lei non sapeva neanche una parola di francese. Dottore, come si può continuare a vivere con questa colpa? Colpa, colpa, la prego. Se non l'avesse amata, si sarebbe comportato diversamente. Anch'io potrei parlare di colpa. Non occorre certo che le dica che a vederla sembrava come se veramente il viaggio l'avesse fatta
rifiorire. Sì, guarire. Neanch'io che sono medico. Se no non le avrei certo consigliato, gliel'avrei proibito. Il dolore non glielo toglie nessuno. Dalla colpa la posso assolvere. Sì. Abbia cura di sé, signore. La ringrazio. Oh, strappa il cuore a guardarlo. Addio, signor barone. Forse non ci rivedremo più. Se ci siamo incontrati, non è stato affatto un caso. Tutto ha un senso, mi crede? Crede che esista una logica, un piano. No, barone, io non credo a una drammaturgia. Le cose passano e basta. E spesso non si sa come accadano. Buonasera, Wegener, dottor Wegener. Ah, buonasera, dottore. Ha prenotato per una notte? Sì. Manderò su i suoi bagagli. Sì, la mia posta, per favore. Mi pare che non ci sia posta per lei. Ma ci dovrebbe essere una lettera per me da Vienna. Provi a guardare meglio. Allora, per favore, chieda ai suoi colleghi. Spiacente, dottore. Ma è impossibile. In questo caso non prendo più neanche la stanza. Proseguirò subito per Vienna. Mi cerchi per favore il treno migliore sull'orario. È sceso anche lei in quest'albergo? Non mi fermo. È capitato un imprevisto e proseguo subito per Vienna. Mi spiace molto, dottore, ma non c'è più nessun treno per oggi. Oh, santo Dio. Allora, devo fermarmi comunque. Può spedirmi un telegramma? Mi scusi, sa. Nessuna notizia d'Amburgo. Sono smarrito e disperato.